E torno a un nuovo appuntamento con Detto Tra Noi, buona serata, ben ritrovati, l'appuntamento che vi accompagna ogni settimana con l'attualità e l'approfondimento di notizie legate appunto a questo periodo. E beh, tempo di bilanci del 2023 per tanti, lo è anche per CNA Ferrara, allora abbiamo con noi questa sera il direttore, tra l'altro ancora neo direttore di CNA Ferrara, Matteo Carion. Matteo, benvenuto, grazie per essere con noi. Grazie a te per l'invito, Nicola. Buona serata a tutti. Allora, dicevo appunto, prima di entrare nel merito, ancora neo direttore perché insomma un ruolo assunto durante l'estate. E, intanto come sono stati questi primi mesi di direzione? Sono mesi, se li valutiamo esclusivamente dal punto di vista personale, molto interessanti, molto impegnativi. Diciamo che la mia carica direttore nasce dall'opportunità, insomma, offerta a Diego Benatti, il nostro ex direttore, di diventare segretario regionale. Ovviamente per il sistema CNA di Ferrara è stato un motivo d'orgoglio che fosse stato scelto lui per un incarico così importante. Io avevo un altro ruolo all'interno del sistema CNA, mi sono sempre occupato di bilanci, conosco molto bene la parte interna, mi è stata offerta la possibilità di sostituirlo. Diciamo che devo in questo momento fare un percorso, diciamo, di formazione per colmare tutta una serie di relazioni e di conoscenze che non erano le mie tipiche, però è anche un'esperienza che, vista anche un po' la mia età, sono un po' a metà del guado della mia esperienza, diciamo, di vita lavorativa, è abbastanza incalzante e incentivante. Ecco. Quindi, poi il sistema è un sistema molto ricco di conoscenze, molto ricco di belle esperienze da conoscere, da valorizzare, perché associamo 4.000 aziende sui settori più disparati, quindi questa fase della mia vita lavorativa con questo nuovo ruolo mi permette di conoscerle ancora meglio rispetto a quanto non ho fatto in questi 20 anni di esperienza in CNA. Certo, quindi insomma, diciamo, un approfondimento per quello che riguarda questo avanzo di carriera, giustamente, come è giusto che sia, con tanti tasselli che sicuramente ti vedranno protagonisti anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Allora, dicevamo, però questa sera facciamo un po' un bilancio, ma in realtà l'abbiamo fatto puntando il focus su tre argomenti principali, il primo dei quali vi ha riguardato pochi giorni fa con, tra l'altro, grande orgoglio da parte vostra, perché appunto è arrivata la certificazione di genere per quello che riguarda CNF Ferrara. Noi tra l'altro eravamo presenti a questa conferenza che si è tenuta proprio nella vostra sede di via Caldirolo. Ora, prima di avere un bilancio, un'analisi del direttore, noi abbiamo fatto varie interviste durante quella giornata, ce ne sarebbero tante altre, però abbiamo preso simbolicamente quella di Davide Bellotti, che è il presidente, e quella di Jessica Morelli, che appunto rappresenta in particolare proprio il settore delle donne. Le sentiamo e poi lo commentiamo direttamente con il direttore di CNA Ferrara. Spazio alla regia. CNA Ferrara ha ottenuto ufficialmente la certificazione di genere. L'audit conclusivo si è svolto martedì 19 dicembre e ha avuto esito positivo. Per noi è una certificazione utile, di buon senso e anche molto simbolica. E il passaggio epocale che vede l'Italia come società democratica, all'interno di un sistema importante di sviluppo dell'Europa, non può permettere come sistema alle aziende di crescere in modo disorganico. Noi dobbiamo utilizzare al massimo la qualità del nostro personale, dobbiamo utilizzare al massimo le capacità, dare massima libertà di espressione alle nostre persone. Quindi la certificazione è questo passaggio, cioè mettere tutti nelle condizioni di lavorare bene, di essere paritetici, quindi di essere liberi nell'esprimere il proprio parere e cogliere lo sviluppo, perché il passaggio epocale è uno sviluppo fatto di intelligenza, di capacità di espressione delle persone e di parità fra le persone. È un traguardo molto importante che ci riempie anche d'orgoglio, perché ovviamente è partito su sollecitazione del Comitato Impresa Donna, ma ha avuto subito un grande riscontro in tutta CNA e questo non era scontato e ne siamo molto contenti. Un percorso che ti permette di fare un'analisi della situazione e capire dove puoi migliorare, ovviamente parlando di parità di genere, perché prevede percorsi di formazione, prevede momenti di informazione e anche di tutela di tutta una serie di aspetti che possano, insomma, migliorare l'ambiente di lavoro per le donne ma anche per gli uomini. Quindi
un modo responsabile di fare impresa che noi contiamo di promuovere anche nelle nostre imprese. Aver sperimentato direttamente come CNA il percorso ci ha aiutato molto a comprenderlo e quindi cercheremo insomma, di accompagnare le nostre, anche i nostri associati in questo percorso, che è un percorso sicuramente di responsabilità sociale, ma anche un percorso imprenditoriale che in grado di garantire anche una competitività aziendale diversa e più forte. Ecco, un discorso molto chiaro quello di Jessica Morelli, ma anche ovviamente del presidente Davide Bellotti. Intanto un commento, ormai non più a caldo, di qualche giorno fa, però insomma un commento importante, perché ricordiamo che tra gli intervistati, l'avete visto, c'era anche ovviamente Matteo Carion. Non l'abbiamo messa l'intervista qui perché ovviamente lasciamo a te il piacere, ecco, di commentare questo importante traguardo. Sì, noi siamo contenti del risultato ottenuto per due motivazioni. Il primo, perché ci abbiamo anche creduto fin dall'inizio. Come diceva giustamente Jessica, la nostra vicepresidente, nonché presidente del Comitato Impresa Donna, la sollecitazione è arrivata proprio ovviamente da quel raggruppamento di imprenditrici che è ovviamente molto sensibile e attenta alle opportunità che ci sono su quel tema, sull'argomento. Però è stata accolta immediatamente anche dalla presidenza, quindi diciamo che politicamente è stata una scelta che è stata imboccata fin da subito con grande entusiasmo e con la grande convinzione che comunque avrebbe potuto portare, anche al di là del simbolo politico, il fatto che l'associazione che rappresenta tante imprese per prima si sia messa in gioco da questo punto di vista, anche comunque dei vantaggi all'interno della nostra struttura, perché noi nello specifico abbiamo certificato CNA Ferrara Servizi ed Informatica, che è la nostra cooperativa che di fatto eroga i servizi di assistenza alle imprese. Cioè abbiamo l'associazione chiaramente che da cui tutto ha emanazione e poi abbiamo una grossa struttura che fa i servizi, che è distribuita sul territorio. In quella struttura, che conta più dell'80% del personale complessivo di tutto il sistema, quasi il 90% è composto da personale femminile. Quindi andare a inserire dentro questa struttura delle procedure che garantiscano che comunque indipendentemente dalle condizioni di genere sono garantite situazioni di equilibrio a chiunque, perché questo è uno degli obiettivi fondamentali della certificazione di genere, riteniamo che tra le altre cose possa essere anche una modalità che garantisce anche un bel clima organizzativo. Certo. E la possibilità anche di possibilmente in futuro essere considerati come un'organizzazione nella quale andare a lavorare può dare delle garanzie ulteriori, il fatto che quando uno sceglie eventualmente un posto di lavoro sappia che questo tipo di organizzazione garantisce attraverso una certificazione ottenuta anche quel tipo di condizioni. È un percorso che non è banale, cioè non si tratta semplicemente di prendere una medaglia da puntarsi al petto. È stato impegnativo, per questo che penso che Amelia Grandi e Deborah Tamascelli, insomma, che avete intervistato e che insomma le loro interviste sono passate, no, nei giorni scorsi anche nei vostri telegiornali, abbiano sottolineato il percorso fatto, l'importanza del percorso fatto. Sono due colleghe all'interno del CNA che si sono un po' intestate, diciamo, l'implementazione di queste procedure. Devo dire che vanno assolutamente applaudite per il lavoro fatto e si sono impegnate veramente tanto. Però l'impegno che ci hanno messo certifica anche il fatto che si tratta di una certificazione di sostanza, ecco, non è semplicemente una questione di forma. Perché comunque viene chiesto di mettere in atto tutta una serie di attenzioni e tutta una serie di procedure che poi devono essere mantenute nel tempo. Certo. Che quindi devono garantire che quelle attenzioni vengano mantenute. Noi adesso abbiamo fatto un'esperienza che speriamo, tra le altre cose, anche di poter mettere a disposizione di tutte le aziende. Quindi diciamo pure, scusate se ti interrompo un attimo, chi volesse capire questa procedura può rivolgersi a voi per capire un po' l'iter, ecco, per arrivare a questo. Assolutamente, l'intento adesso, abbiamo voluto fare una conferenza stampa quando abbiamo ottenuto la certificazione, proprio non tanto per ottenere gli applausi, insomma, di chi avrebbe letto i giornali o visto i telegiornali, ma proprio per far sapere che esiste questa esperienza, che l'ha fatta un'associazione di categoria, che in qualche maniera la può far ricadere anche in termini formativi e informativi su tutte le aziende interessate, ovviamente a partire da quelle nostre associate. Certo. Allora, beh, insomma, ancora complimenti ovviamente per questo, anche per essere stati all'avanguardia da questo punto di vista, però devo dire che in questo mese di dicembre c'è stato un altro importante appuntamento, quello della vostra assemblea provinciale, con un nome ben preciso: Rigenerazioni.
Allora, io direi di fare una cosa, vediamo il servizio TG che è andato in onda nel nostro TV giornale lo scorso 2 dicembre, poi lo commentiamo sempre con Matteo Carion per entrare nel dettaglio. Vediamo appunto il servizio. Rigenerazione rappresenta un tema che riguarda molto, affronta tutto il tema dello sviluppo economico visto dal mondo della piccola impresa. Direi che uno dei temi principali che dovremo analizzare, che sta diventando un'emergenza, è la difficoltà di avere manodopera. La difficoltà a realizzare cambio generazionale, perché noi abbiamo imprenditori ormai su d'età. C'è un percorso che aggravato dal fatto della denatalità e quindi è un tema sul quale il sistema si sta, come dire, impegnando tantissimo, e oggi questa assemblea è l'occasione giusta. Noi stiamo lavorando anche per creare dei percorsi formativi nei paesi di origine, per fare in modo che questi giovani che possono arrivare in Italia siano già inseribili nelle nostre imprese. Dobbiamo uscire da una competizione un po' ideologica sul tema dell'immigrazione. Il nostro paese ha bisogno di tanta forza lavoro, quindi dobbiamo trovare e creare le condizioni perché ci sia la possibilità di questi inserimenti. Il tema del lavoro è uno dei temi principali che abbiamo davanti. Rigenerazione imprenditoriale, sono pochissime parole, ma dentro ci sono tante questioni e tante prospettive per il futuro. Certo, in questo termine rigenerazione c'è il futuro delle nostre imprese, che parte chiaramente nel ricostruire completamente i processi produttivi, ma veramente ridisegnare quello che saranno le nostre imprese in futuro. Ma è chiaro che i nostri imprenditori, i nostri artigiani, i nostri piccoli imprenditori sapranno sicuramente attrezzarsi, ma sapranno sicuramente trasformare le loro aziende più forti e comunque compatibili col mondo che verrà, quindi con tutte le innovazioni che dovremo andare ad affrontare. Avremo sicuramente delle sfide difficili davanti, intendo come il calo demografico, l'intelligenza artificiale. Oggi anche abbiamo anche una situazione inflazionistica e tassi di interessi molto alti, ma sicuramente con l'impegno e con la coralità di tutto il nostro sistema verremo fuori e saremo sicuramente molto più performanti di oggi nel prossimo futuro delle nostre imprese. Dobbiamo assolutamente cogliere quelle che sono le problematiche del territorio, allora, e anche delle aziende. Una delle problematiche è sicuramente riuscire a connettere le generazioni, quindi avere una volontà, voglia, no? Di ritornare ai mestieri, di capire come i mestieri si evolvono, cioè uscire un po' da una cultura che ha un po' allontanato i giovani verso l'artigianato, verso i mestieri. Per Ferrara la sfida è particolare, visto che è una delle province che invecchia maggiormente, ma abbiamo sicuramente degli elementi vantaggiosi, tipo una frequentazione importante dell'università, una volontà insomma, di poter interagire con il nostro territorio e una capacità di interagire e di lavorare che potrebbe essere semplificata dal fatto che comunque siamo collocati in una buona situazione geografica. Abbiamo elementi importanti di sviluppo che cresceranno attorno alla nostra provincia. Allora si tratta di riflettere pesantemente, capendo anche gli errori commessi, guardando al di là delle lentezze che ha caratterizzato purtroppo il nostro territorio. E quindi la giornata di oggi è proprio un richiamo a tutti noi, guardando da prima a noi e facendo anche autocritica per quanto è possibile, ma senza sconti rispetto al fatto che sul futuro oggi ci giochiamo tutto e non possiamo assolutamente mantenere divisioni, posizioni che ormai sono anacronistiche. Abbiamo bisogno di guardare avanti e lavorare con professionalità e seriamente. Allora, bisogna guardare avanti, l'ha detto appunto il presidente Davide Bellotti, ma abbiamo sentito insomma tante autorità di CNA a livello sia nazionale che regionale. Ecco, mi ha colpito molto il discorso che è vero, siamo una provincia tendenzialmente che invecchia, ma di risorse giovani ne abbiamo, a partire dall'università e non solo. Ecco, quindi queste rigenerazioni verso che direzione devono guardare? La nostra proposta è trovare la modalità per ridirigerli verso anche la soluzione delle piccole e medie imprese, perché abbiamo comunque sicuramente di fronte a una situazione contingente che è anche, se vogliamo, molto paradossale. In questi 3 o 4 anni abbiamo dovuto affrontare delle sfide di carattere
mondiale, no? Cioè la pandemia ha riguardato tutti, il contesto geopolitico che ha prodotto poi dopo anche degli impatti notevoli sulle questioni di carattere economico ha impattato chiaramente su tutte le imprese, comprese le nostre piccole imprese. Questi elementi ci hanno distratto da una situazione che era ovviamente ci hanno distratto, insomma, nel senso che erano elementi dirimenti, certo. Però ci hanno distratto da una situazione che era già in atto da un qualche anno e che adesso invece si ripropone in maniera sempre più contingente, che è quella della scarsa disponibilità di lavoro, nonostante ci sia da parte delle nostre aziende, anche per garantire il turnover alla loro interna, una ottima offerta di opportunità di lavoro. Quindi la nostra logica con cui abbiamo costruito questo contenuto, insomma, della nostra assemblea di quest'anno è quella di cercare di gettare un sasso nello stagno per capire con tutti gli interlocutori, perché non è un problema che può affrontare solo CNA, in particolar modo CNA di Ferrara, perché non è un problema che riguarda solo Ferrara, ma con tutti gli interlocutori, come trovare il modo di riavvicinare le competenze che sono disponibili alle esigenze effettive delle nostre imprese, in particolar modo delle piccole imprese. Lì forse è stata fatta anche un'operazione culturale dove si è tenuto troppo distaccato l'aspetto della manualità del lavoro rispetto a quello intellettuale. In realtà nelle nostre imprese questi due aspetti vanno sempre a braccetto, certo. E bisognerebbe trovare il modo di ridargli dignità. Noi ci proveremo, perché comunque lì si stanno perdendo tante opportunità e c'è anche il rischio di disperdere tanta ricchezza, perché quando poi queste aziende hanno delle reali difficoltà a garantire il turnover, a partire dai dipendenti fino ad arrivare poi anche agli imprenditori stessi, rischiano di chiudere e perdiamo dei pezzi di ricchezza del nostro territorio. Ma oggi i giovani sono disponibili a rischiare nell'imprenditoria, nel diventare artigiani, oppure c'è un calo? Cioè che cosa viene percepito, ecco, dei ragazzi di oggi in pratica? Ovviamente parliamo a macro livelli, è chiaro, sì. Poi insomma... Sai, quello che abbiamo detto prima chiaramente incide anche sull'aspetto dell'attitudine all'imprenditoria, perché fino a 20 anni fa il percorso, diciamo, più naturale per arrivare poi ad avere un buon imprenditore a un certo punto, seppur ancora giovane, era comunque che questo venisse inserito in una realtà imprenditoriale dove, certo, acquisiva un'esperienza, capiva un attimo quali potevano essere le sue attitudini anche dal punto di vista professionale, e fatto lo scatto d'orgoglio, lo scatto anche di responsabilità in cui poteva pensare di avere un'attività sua, fuoriusciva da questa azienda e ne andava a creare un'altra, che spesso e volentieri non era necessariamente in concorrenza con quella da cui usciva, ma si creavano anche spesso e volentieri delle occasioni di collaborazione con l'azienda da cui usciva. E venendo a mancare questo percorso a monte, chiaramente anche l'attitudine ad aprire nuove imprese da parte dei nuovi giovani è molto più limitata rispetto al passato, oltre al fatto che sicuramente il sistema è molto più complesso. Noi stiamo cercando di adattarci a questo cambiamento, a questo di complessità, per comunque dare sostegno a tutti coloro che vogliono provare a gettare il cuore oltre l'ostacolo, chiaro, perché ce n'è bisogno, ovviamente. Assolutamente, assolutamente. Beh, insomma, comunque noi ovviamente siamo sempre pro nel raccontare, eventualmente anche dovesse esserci in futuro, storie di giovani imprenditori, di persone che vogliono mettersi in gioco. Ovviamente sappiamo che è un rischio, ma spesso da questi rischi sono nate attività molto importanti. Insomma, lo vediamo anche, adesso mi viene in mente, visto che ne parlavamo prima fuori onda, quando fate la sfilata tutti gli anni in settembre, quanta giovane imprenditoria ci sia anche nel, esatto, settore della, esatto, moda, per dire, ecco, ma questo è solo un segmento, ecco, dei tanti. Sì, sì, sì. Ecco. No, vabbè, ma non è una situazione drammatica, certo. Però è sicuramente, c'è comunque un contrasto tra l'età delle imprese già attive e quelle che è l'attitudine da parte dei nuovi ad entrare, che comunque crea un gap tra quelli che poi prima o poi fuori usciranno dal mercato del lavoro, perché giustamente inizieranno un periodo di riposo e di pensionamento, e quelli che sono disposti ad entrare. Però c'è da dire che comunque di realtà ne nascono tante, e quelle che nascono sulla base di presupposti spesso e volentieri anche molto innovativi, quindi, certo, noi le valorizziamo e siamo pronti ad accoglierle e a sostenerle. Vorremmo che ci fossero più occasioni e più opportunità, perché comunque è fondamentale, ecco, per tenere in piedi l'equilibrio del nostro tessuto economico. Ecco, allora mi collego a questo per parlare di una serie di dati che sono usciti appunto qualche tempo fa, i dati Trend ER per il terzo trimestre 2023 relativi alla provincia di Ferrara. Ecco, ricordiamo che qua, insomma, ringraziamo anche la nota stampa che mi hanno fornito. Trend ER è un sistema di rilevamento dei dati economici basati su un panel di 11.000 imprese che hanno la contabilità in CNA.
Ecco, che cosa è emerso? Perché ho letto dei dati un po' contrastanti da questo. Sì. Allora, sono 11.000 imprese che hanno la contabilità nel sistema della CNA dell'Emilia Romagna, quindi è una ricerca basata sull'Emilia Romagna. Sono dati però oggettivi perché vengono valutati dalla lettura dei bilanci della contabilità, ovviamente in forma aggregata e anonima, che ci stanno dicendo che in tutta l'Emilia Romagna purtroppo c'è un rallentamento per quello che riguarda il 2023, sia per quello che riguarda la situazione congiunturale, sia per quello che riguarda la situazione tendenziale, quindi anche nel confronto tra il trimestre di analisi rispetto al trimestre precedente. E il rallentamento sta riguardando un po' tutti i settori, paradossalmente uno di quelli che sta tenendo è il settore delle costruzioni, avviene questo anche a Ferrara, dove però è ovvio che nel 2024 ci aspettiamo che anche quel settore, esaurita l'esperienza del superbonus, sì, che sarà nel 2024 residuale, qua apro una parentesi, speriamo che ci consentano di chiudere i cantieri perché sarebbe fondamentale, certo, e che quindi ci diano una proroga, chiudere queste tante opere che sono in corso nei prossimi giorni, perché quello potrebbe creare veramente tanti problemi. Però l'esperienza del superbonus in sé chiaramente andrà esaurendosi, sarà sostituita da altre modalità, ma non avrà più lo stesso impatto, quindi non ci possiamo neanche aspettare che il settore delle costruzioni sorregga, diciamo, i valori come ha fatto per esempio quest'anno, quando invece la manifattura in particolare è calata un po' dappertutto e anche a Ferrara. Questi sono dati relativi al fatturato. Poi dopo noi fortunatamente abbiamo un riscontro che comunque rende la situazione più sostenibile per le aziende, che è quello anche della lettura dei costi. Fortunatamente c'è da dire anche che nel 2023, e questo rende un pochettino meno problematico questo calo di fatturato, i costi di gestione, in particolar modo quelli per l'approvvigionamento energetico, sono stati nettamente inferiori rispetto a quelli del 2022, quindi la marginalità dovrebbe, certo, comunque essere abbastanza garantita. Però nel 2024 questi dati qua chiaramente implicano un'inerzia che di per sé non sarà positivissima, quindi dovremo sforzarci per fare qualcosa tutti insieme per cambiare un po' questa tendenza. Beh, insomma, noi ci auguriamo che il 2024 possa cambiare, poi a volte ci sono sempre fatti inaspettati, a volte nel bene, a volte nel male, che, esatto, modificano questi equilibri. Speriamo che, insomma, devo dire che abbiamo avuto una serie di annate con delle gran pacche sui denti un po' su tutto, perché prima il Covid, poi le guerre, anche quelle hanno contribuito nel rendere difficile il settore economico. Insomma, speriamo che ci sia qualcosa di positivo che aiuti, oltre a tanti incentivi magari che potrebbero venire fuori, insomma, per migliorare la situazione. Allora, questo era, diciamo, un sunto che abbiamo fatto di questa annata. Io ovviamente, prima di chiudere, ancora un grosso in bocca al lupo per quello che sarà alla fine dei conti il primo vero anno integrale, esatto, per quello che riguarda il tuo mandato da neo direttore. E vabbè, dai, per chiudere proprio 30 secondi, cosa ti auspichi per il 2024? Cosa speri che possa cambiare in positivo? Ma qui siamo in un settore, in una situazione dove nessuno si salva da solo, sembra una frase fratta. Quindi noi come CNA l'abbiamo ribadito anche all'interno della nostra assemblea, ci mettiamo a disposizione per cercare di trovare delle soluzioni condivise quanto più possibile, che però abbiano una progettualità che permetta a questo territorio di crescere. Quindi la speranza è di riuscirci, perché, certo, sarebbe un vantaggio per noi in primo luogo, ma un po' per tutto il territorio. E ci assumiamo un po' l'onere e l'onore di voler provare a giocare questo ruolo, insomma. Allora, prendiamolo come un buon auspicio. Sai, quando finisce l'anno e inizia uno nuovo, ci sono sempre buoni auspici per il 2024 in questo caso, quindi ci auguriamo che magari queste speranze possano concretizzarsi. Intanto grazie mille a Matteo Carion, ancora quindi buon proseguimento con questo nuovo incarico assunto durante la scorsa estate, e ovviamente, insomma, un saluto e tanti auguri a tutta la CNA, che continua sempre ad essere molto operativa sul nostro territorio. Grazie mille, grazie a te, e un augurio a tutti i telespettatori per un 2024, insomma, che sia proficuo per tutti. Bene, allora noi terminiamo così questo appuntamento di Detto Tra Noi. Vi ricordo tutti i giovedì sera sotto le stesse, poi anche con altri appuntamenti in replica. Grazie ancora e buona serata con i nostri programmi.